L'annuncio di oggi è un annuncio carico di speranza, ma anche di forza, anche di sostegno. È questo Gesù che ci chiama con una voce che riconosciamo, ci chiama per nome e ci chiama ad uno. Quello che mi sorprende non è tanto il chiamarci dentro al recinto, dentro a limiti, dentro a una identità, un'appartenenza forti, ma ad aprire la porta verso l'esterno e ad accompagnarci, assicurando di essere chiamati, soprattutto quando le strade si fanno ingarbugliate, contorte, sono perigliose, sembrano senza via d'uscita. È Cristo la porta, l'unico mediatore in cielo e in terra verso Dio Padre. Quell'aprire la porta che non vuol dire distruggere i nostri recinti, perché sennò non saremmo liberi, ma dispersi, senza punti di riferimento, all'interno delle nostre tradizioni, della nostra realtà, delle nostre identità, della nostra storia personale. Cristo apre ad una dimensione umana e spirituale nuove, apre a una salvezza, a una speranza che non vengono mai meno e non ci abbandonano.